Aeronautica Sezione di Fidenza ha progettato questa mostra. Nasce tutto da un libro che abbiamo trovato, l'unico che è stato scritto di architettura aeronautica, e ci ha ispirato questa cosa e abbiamo deciso di farlo, di trasformarlo in una mostra. La cosa è durata quasi 8 anni, tra ricerche in tutta Italia, fotografie, archivi storici, archivi aeronautici, ma il momento fatale, l'attimo fatale è stato quando nel 2023, lo scorso anno, l'aeronautica ha compiuto 100 anni. Allora, mentre prima era un cumulo di carte di alcuni soci, architetto, eccetera, abbiamo partecipato al concorso che ha indetto l'aeronautica militare per selezionare le migliori opere che avrebbero caratterizzato il centenario. AeroArc, così si chiama la mostra, ha vinto il concorso. A quel punto è arrivata la conoscenza e soprattutto i finanziamenti per poterlo trasformare in una costosa mostra che sta girando tutta Italia, con l'obiettivo di far conoscere sia agli addetti ai lavori, sia alla popolazione, ma anche solo ai curiosi, un mondo che è costituito da un percorso di 100 anni di aeronautica militare attraverso le infrastrutture. Qual è il succo? Sostanzialmente l'aeronautica militare la conosciamo tutti attraverso alcuni punti di riferimento chiave, che sono gli aeroplani, gli eroi, i piloti, le grandi avventure, eccetera. Nessuno si è mai posto un problema, cioè quello di far conoscere quello che c'è dietro al palcoscenico, diciamo così. Allora, migliaia di strutture edili, diciamo anche mattoni, ma tante con un pregio architettonico di grande valore, dove migliaia di donne e uomini tutti i giorni lavorano affinché l'aeronautica possa seguire a volare verso il futuro.